Ciao a tutti e benvenuti su Hardware Insider. Pixel 4a arriverà, ma in ritardo. Qualche mese fa avevo fatto un video sul Pixel 4a, il telefono di Google che avrebbe dovuto prendere il posto dell'attuale Pixel 3a, telefono che poi io ho amato perché non era molto grande, era un mezzo di gamma che andava molto bene, avendo il software di Google pulito, Android, e niente, a me piaceva molto come telefono, anche perché non costava tantissimo. Questo è stato confermato, il 4A uscirà. C'è un problema, ragazzi, cioè io non lo so. Allora, Google si stanno inventando, cioè loro concepiscono un prodotto e dopo si siedono a tavolino e dicono: ragazzi, dobbiamo trovare il modo di sbagliare qualcosa. Noi dobbiamo sbagliare qualcosa per forza ogni volta che lanciamo un prodotto. E infatti sono riusciti a sbagliare qualcosa anche qui. Allora, forse può essere stata anche colpa del Covid. Ma, cioè, questo Pixel 4a arriva troppo in ritardo. Verrà rilasciato, cioè, le spedizioni partiranno dal 1 ottobre. Ok, ma sarà possibile prenotarlo dai primi di settembre. Arriva troppo in ritardo, questo è un telefono che doveva andare in concorrenza, cioè doveva fare concorrenza all'iPhone SE 2020. La fa, perché i prezzi non sono come quelli che vi avevo citato nel video precedente, che vi avevo detto un 299 o 349 in base alla versione, che poi vediamo che c'è una versione unica, almeno attualmente. Il prezzo sarà di 389 euro, che non è così alto a dire la verità, guardando le specifiche tecniche, che sono state praticamente quasi tutte confermate. Avrà uno Snapdragon 730 come processore, abbinato a una GPU Adreno 618 e al chip Titan M per quanto riguarda la sicurezza. L'unico taglio di memoria sarà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Vi ricordo che comunque, acquistando uno smartphone Pixel, avete lo spazio su Google Foto illimitato e le foto vengono caricate senza compressione, quindi avete 128 giga, ma se scattate, anche se scattate tantissime foto, avete uno spazio illimitato sul cloud di Google, quindi secondo me bastano e avanzano anche 128 giga, che secondo me attualmente il 128 giga è il taglio per qualsiasi telefono più conveniente, è quella via di mezzo che solitamente va sempre bene. Quindi andrà effettivamente in concorrenza con iPhone SE 2020, che costa 500 euro, quindi lui sarà avvantaggiato. Però ragazzi, cioè, arriverà ad ottobre, arrivi veramente in ritardo, anche perché è già uscito OnePlus Nord, che più o meno sta su quella fascia di prezzo. Il taglio base di OnePlus Nord sta a 399 euro e avete 8 GB di RAM e 128 di memoria interna. E OnePlus Nord è un gran bel telefono, anche lui va molto molto bene, molto fluido, ha il display a 90 Hz, cioè uno inizia a pensarci, a meno che uno non scelga e non tenga come parametro la grandezza del telefono, perché allora lì sì, Pixel 4a hanno fatto un bel lavoro perché è abbastanza compatto, le dimensioni sono circa come quelle del 3a, anzi sono un po' inferiori, però lo schermo è comunque molto grande. Quindi se uno vuole un telefono abbastanza compatto, non dico compattissimo perché insomma è una via di mezzo, non è una super padella di quelle che fanno schifo a me, tipo io ho un iPhone 11, secondo me è già troppo grande, però insomma non è male, non è piccolissimo, è quella via di mezzo che comunque va bene. Però c'è questo problema che uscendo così tardi inevitabilmente si andrà a scontrare contro altri smartphone che magari usciranno in questi mesi. Uno è OnePlus Nord, che come vi ho detto è già uscito e che veramente, cioè io se mi dovessi trovare davanti alla scelta un pensierino per OnePlus Nord ce lo farei. Questa non è una recensione, anche perché io il telefono non ce l'ho in anteprima, non vi posso dire come va, anche se i Pixel sono sempre andati bene, ha uno Snapdragon 730 che viene montato già su tanti altri telefoni, è un processore che va bene, non posso dirvi come va la batteria perché non ve l'ho... non ho potuto provarlo, quindi non vi sto a dire la batteria dura tanto quando in realtà non l'ho provato. Quindi in realtà ho visto che Andrea Galeazzi ce l'ha già, perché lui ha già fatto il video e ha provato, ha potuto provare la batteria, quindi magari andate a cercare sul suo canale il video che ha fatto sul Pixel 4a. La batteria è da 3140 mAh, quindi non sono tantissimi, però non è neanche male. Poi i Pixel anche con una batteria non troppo capiente si sono sempre comportati bene, perché appunto il sistema operativo è molto 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 ottimizzato,
quindi riuscirà sicuramente anche lui a fare dei risultati decenti, cioè sicuramente vi porta fino a sera, questo è sicuro. È stata confermata anche un'altra cosa che a me ha fatto piangere, anzi due cose. Uno, che Google abbia deciso di mettere anche su questo smartphone una monocamera, cioè qua si può aprire una super discussione riguardo ad avere più camere su uno smartphone, servono, non servono, ne basta solo una, ok, però uno smartphone quando esce deve anche essere a passo con la concorrenza e ormai tutti i telefoni concorrenti hanno almeno due camere, anche tre o quattro, poi bisogna vedere anche l'utilità di quei moduli, però un telefono per restare al passo anche con gli altri, di solito un produttore ci rimette, no, più moduli. Ecco, quelli che sono utili secondo me sono il modulo, vabbè, il grandangolo principale, l'ultra grandangolo e volendo la zoom ottica, tipo 2x o 5x. Google non gliene è fregato nulla, ha detto no, io metto solo il grandangolo, basta. Quindi modulo principale, fine, perché secondo me dalle nostre statistiche non viene utilizzato il grandangolo o lo zoom, quindi ho detto va bene. Però cioè è una scelta che non condivido molto, perché alla fine io sul mio iPhone 11 lo uso tanto il grandangolo, perché se devi fare una foto magari non riesci a prendere tutto il soggetto grandangolo e la fai, ma il problema non è nemmeno questo, perché ci sono così tante persone che utilizzano lo smartphone e ognuno ha esigenze diverse, è proprio il fatto di non essere al passo con i telefoni concorrenti, ok, perché io a quasi 400 euro trovo una marea di telefoni che hanno 3-4 camere, tra le quali anche camere utili, tipo l'ultra grandangolo e lo zoom, appunto, e il Pixel non ce l'ha. Quindi questa è una cosa strana, cioè io non capisco come mai Google faccia queste scelte così un po' strane. E poi un'altra cosa che non mi piace, anzi che mi fa letteralmente schifo, è stato quella del design, che è stato confermato, anche quello posteriore. Che madonna, cioè io nel video che avevo fatto, il primo video su Pixel 4 avevo proprio sperato che cambiassero, cioè che fosse un leak sbagliato, e invece è giusto, abbiamo questo posteriore con il sensore di impronta digitale, che vabbè, potevano mettere un sensore sotto al display, però va bene anche così, dai, cioè glielo facciamo passare. Ma la fotocamera, cioè io penso che posteriormente sia uno dei telefoni più brutti che abbia mai visto in questi ultimi mesi. Cioè, mi spiegate qual è il senso di mettere il quadrato all'iPhone quando hai un solo modulo fotografico? Potevi farlo come hai fatto su Pixel 3a, il tuo modulino e di fianco il flash, invece qua no, hanno fatto il quadratone, dove è fatto tipo AX, dove c'è il flash, il modulo fotografico e dall'altra parte non c'è niente. Ma è brutto, cioè è veramente inguardabile. Mettere l'ultra grandangolo, lo zoom 2x, no, però fare il design all'iPhone, però farlo male, quello ci sta, vero Google? Bravo, molto bravo. Ve lo consiglio? Non ve lo consiglio? Beh, non lo so, perché non l'ho provato, però vedendo come andava Pixel 3a, questo sicuramente andrà molto molto bene, sarà bello fluido, scattante, pur essendo un medio di gamma. Quindi se avrete quei 380-400 euro da spendere, secondo me fareste bene a prenderlo in considerazione. Ovviamente fate bene a prendere in considerazione anche OnePlus Nord, che più o meno sta su quella cifra lì. Fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento qua sotto. Io vi ricordo che vi lascio in descrizione il link di invito al gruppo Telegram di Hardware Insider e il gruppo ufficiale del canale, dove possiamo discutere di informatica, computer, ma anche di smartphone, un po' di tutto quello che riguarda la tecnologia. Poi vi lascio i link alle mie pagine social, la pagina Instagram e la pagina Facebook. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non volete perdervi i prossimi video. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!